Amici di Giro di Tacco, bentornati in diretta con noi. Eccoli qua, sono arrivati a trovarci quest'oggi. Linda Biscaro Matteo, buongiorno ciao, buongiorno ciao Giovanni, ciao, hai visto? Siamo arrivati e finalmente ho l'onore di fare la mia prima diretta qua con Giovanni. Sì, anche perché... io ero curiosa. Eh Quando sì, sai, sai, è, è bello ogni tanto perché io l'ho fatto con Alex, l'ho fatto con tantissimi, ma con Giovanni ancora no, e quindi dai. Okay. Che bello. E allora sei passata anche da Giovanni. Eccoci qua. Eccoci Lo sapete, un'ora insieme, io ricordo subito per i vostri saluti, per fare una domanda. Per anche semplicemente ricordare una bella serata passata proprio in compagnia dell'orchestra Linda Viscaro, 393-7366-888, logicamente numero solo per WhatsApp, ci mandate i messaggini e poi li leggiamo. Benissimo. Linda, partiamo con le domande. Ah, Beh, subito sono così. Curiosone, sono curiosone. Ma la domanda proprio più semplice, l'estate, come si prevede, si sta già muovendo tutto? Sì, so sì, assolutamente. È già pregna di impegni? Assolutamente, sì. Eh, abbiamo mh, be bei appuntamenti quest'anno, a parte che li abbiamo sempre avuti, però eh, qualcosa di bello c'è stato perché dove eravamo stati l'anno scorso, siamo stati riconfermati, quindi tantissimi eh, tantissime proloco e tutti gli staff... Eh, Così, dai, che è bello perché ci ritroviamo, quindi mi fa bello. veramente piacere. Sì. Eh, sì, perché poi immagino che si crea anche un po' un rapporto di amicizia con lo staff. Assolutamente certo, no? sì. Cioè, sì. E ritroviamo i ballerini dell'anno prima, Eh certo. Sì, quello Molto è bello. Ascolta, ma il pubblico che cosa richiede di più in questi tempi? Ritmi lenti, ritmi più veloci. Eh, cumbie? Cumbie, cumbie. cumbie ti suona nuovo o no? Tu, 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 cumbie. Tutto cumbie, tutti mi <ride> no, dicono. Beh, cumbie. Non tutto cumbia però è il, è il ballo che forse eh, o si trovano meglio o, o li fa proprio divertire di più. Non lo so perché eh, se tu osservi tantissimi brani vengono anche trasformati in cumbie. Cioè, magari nascono come moderati, eh, medio, come si dice? Lenti. Medio lenti, eh? E però eh, sì. ci mettiamo. Eh, remix Sì, il remix di cubia, Quindi, che bello. Eh, sì. a mi volte mi... è bello, a volte anche no, perché a volte. Posso dire la mia si eh certo storpia un po' anche il discorso della musicalità. Comunque, noi quindi. siamo a disposizione di ballerini. Quindi. E quindi, per proporre un brano, io ora vi faccio intanto una domanda sì. prima: chi prepara la scaletta della serata? La, la, la prepariamo io e Matteo. Okay. Sì, soprattutto Linda. E chi per proporre un brano in serata, cosa vi deve colpire? Che cosa deve avere quel plus per poi poterlo riproporre? Beh, posso parlare certo. io, a me colpisce soprattutto eh, la melodia, cioè diciamo se ha anche eh, un, un ritornello orecchiabile, mm -hmm. ecco, però se non è anche abbinata a un bel testo, cioè magari la faccio e dopo mi stufo subito, okay, invece certo. se il brano ha questo e anche quello, è proprio il top. Ascolta, il brano del cuore è quello che proporresti sempre? in ogni serata quello che è proprio all'interno del tuo cuore? Sai che ora come ora non ne ho uno in particolare, ne ho tanti. Mm. Quindi eh, sì, non... Se te ne dico uno, dopo magari mi dispiace perché è non ho detto. Ho tanti, è proprio un gruppetto di brani che sono veramente. tuoi, Solo tuoi, sì. che ti emozionano. Sì, ma e la gente, i nostri fans, eh, eh, cioè si accorgono subito, vedono e sanno. Sì, eh, anche perché giustamente immagino che si veda l'interpretazione, che è proprio sentita. Sì, in sì. tutti i brani immagino che sia sentita, però in quelli ha quel tocco in più. Esatto, Esattamente. Esatto, per te, sì. Mattia invece c'è un brano che è tuo, fa parte del cuore, quindi un brano. Eh, devo dire che ultimamente, non per quanto mi riguarda, capolavoro, sicuramente dell'ultimo mm -hmm. Sanremo, certo. è uno di quelli. Il duetto con Linda è sempre bellissimo. Però eh, io nell'orchestra suono anche il basso, quindi sono anche mh, suono, ma sono anche spettatore, diciamo. Mm. E a me piace sentire Linda cantare, ci sono due o tre brani suoi che ogni volta mi, mi, mi fanno venire veramente la pelle d'oca. E quali sono? Quali che gentile, sono? Eh, che diciamo. ultimamente sta riproponendo My Heart Will Go On di Celine Dion, celeberrimo certo. dà il meglio di sé. Ogni sera, devo dire, veramente una performance magnifica. E sta avendo un, pagato, buon, eh. sì. <ride> sta avendo un buon riscontro no, no, dal non punto di vista. No. Ah, che bello, vedi alla fine ricevere anche i complimenti sì. da quelli che sono per la tua formazione. Vogliamo salutarli, ragazzi che non sono qui con noi? Beh, assolutamente sì. Allora salutiamo eh, Alessandro Moretti, che è il nostro fisarmonicista tastierista. Ciao Ale. Ciao Ale. Poi eh, Lisa Cecchin, che è la nostra direttrice eh, delle luci, dei fans e quant'altro, e quant'altro, sì. Quant sì, tanto altro. Poi Orazio Mignacca, eh, il nostro grande batterista. Luciano Favero, saxofono e voce. Poi Luca Arrighini, chitarrista alla eh, chitarra, e naturalmente Fabio Pellizzon, che è sempre il coordinatore eh, della mia orchestra, anche se non si vede, ma c'è sempre dietro le quinte. Sempre dire. dietro le quinte: sì. parlando di novità io leggo sulla regia voglio la mia vita questo bel video che arriva gira da un po' su sorriso tv amatissimo tra l'altro grazie sia in audio che mi, in fa, video. mi fa piacere mi fa piacere raccontaci un po' come è nato questo beh è nato che mh, eh, ho fatto mh, ci siamo ritrovati con Cristina che è, è mh, Cristina delle certo. dell'edizione Carramba certo. mi ha detto Linda prova a sentire questo brano eh, fatto da eh, Maria Elisa Maniero Marco Negri e Luca Buongiorni, prova a sentire se ti piace. Me l'hanno fatto sentire la bozza. Ho detto: Veramente il ritmo è proprio bello, e quindi mi piacerebbe però metterci qualcosa di mio sul testo. Gli ho detto: no? eh. e 'Lei mi ha detto: Ma eh, proviamo'. Eh, ed è nato. È ed è, ed è nata voglio questa Voglio la mia vita. Allora sì. facciamo così: facciamo una pausa, ci guardiamo questo bel video e poi torniamo sempre qui con Linda Viscaro. Linda Viscaro, Voglio la mia vita. Ma che bello, ma che bel video! Che bella canzone piena di come dire proprio ritmo. Veramente. Sì, 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 voglia di. Eh... Di estate, voglia di cose nuove di stare all'aria aperta. All aperta, di cose belle, di ridere, oh, non di piangere. Infatti, infatti, mm. leggiamo qualche messaggio che ci stanno irredendo sì. di messaggi. E io posso dire una cosa: ah, certo, tu sì, quello come che vuoi. Allora, dov'è la telecamera? Eccola la telecamera è la 2, oh, questa ecco, siccome io ho mia mamma che è in ospedale e allora oggi eh, le avevo detto e promesso che venivo qua perché dopo eh, vengo da lei, vado là da lei e volevo salutare lei e la signora Ada che ci guardano oggi dall'ospedale sì. di Conegliano. Le mandiamo un, un bacione grande. Eh, un grande bacio e sono sicura che andrà tutto bene, andrà tutto bene. Ciao mamma. Okay. Bene. Leggiamo qualche messaggio? Sì, sì, volentieri. Allora, salutiamo intanto l'amico Daniele. Ciao Giovanni, un caro saluto a te e a Linda e Matteo, un oh abbraccio mio. forte, a presto. Guarda che ci manda anche una bella foto. Ah, Daniele. ciao Giovanni! Da ciao! Daniele, sì. Daniele. Ah, sì, Daniele. Poi, ecco. buongiorno a tutti, un saluto speciale. Eh sì, no, ma è difficile. scusami no, lo sa, Ma lo ecco. sanno che da qui non si ci vede fino eh, a lì, per eh. quello che ti riporto i messaggi perché se no diventa difficile. Un saluto speciale alla nostra bella amica Linda Biscaro da Anna e Saverio, un saluto anche a Matteo. Grazie Anna. Oh, grazie Anna e a tutta la compagnia Graziella, Romeo, Nico, Orfea, eh, questa è una bella compagnia nostra veramente. E poi un caro saluto a Linda e Matteo da Andrea ed Elena di Udine, ah. gli amici di Coloredo, un bacione, ciao, ciao. ciao, ciao. Carissimi. E poi, buongiorno a voi di Radio Sorriso e a tutto lo staff. Un saluto e un abbraccio alla vostra Brava, Linda e Matteo. Sono Giuliana Bisson da Caldogno e un saluto anche da Valerio di Salgareda. Eh, la nostra Giuliana. Giuliana. la coordinatrice del Fans Club dell'India Bisson. Ah, quindi. Grazie, ciao, Giulia. Ciao, carissimi. Allora è sempre presente con Valerio da Salgareda tutti gli amici di Vicenza veramente bello bello mi fa piacere. E poi ciao Linda e Matteo, siete fantastici, Raffaella e Sergio, un bacione grande. Valdo Biadene, un bacione, Sergio, un bacione. Ciao. E Poi continuo, continuo eh, Continuano a dare i messaggi. Che bello. Buona giornata, carissimo Giovanni e degli ospiti graditissimi. Linda Viscano, grande, complimenti, siete bravissimi. Spero di rivedervi presto. Un grande abbraccio e bacio a tutti i fans. Valerio e Roberta di Sesto Reghena. Ah, ciao, ciao. E noi speriamo di rivedervi al più presto. presto. Difatti, eh, ci saremo dalle vostre parti. Eh? Sì, molto, a breve, molto sì. a breve, sì, proprio. E poi un salutone alla mia capa che ringrazio eh, per il complimento e a quel fenomeno che è Matteo Scagnette Orazio. È eh, ora, il nostro immaginale. batterista. Ciao. Eh, eh, sì, sì. Ciao Orazio, ciao, ciao. Ciao, ciao Lui è sempre simpatico, eh. Allora facciamo mm. un gioco ora. Dai, vuoi giocare con me? ma è un, gioco è un gioco semplice. Va bene. Chiedo a te di descrivere Matteo in tre pregi e viceversa. Oh, oh. ok. Vai Linda. Allora, tre pregi di Matteo. Sì. Allora, eh, il primo eh, che ha um, un, una fantasia eh, sia eh, nell'ambito artistico che nell'ambito musicale che io apprezzo tantissimo e quindi ha tanti colori. Eh, questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Poi è una persona mh, eh, troppo, che può essere un pregio, ma anche un difetto, troppo precisa, ah, okay. però ah, va, ben, eh, va benissimo perché eh, a volte va bene, a volte eh, sai, rompe anche un po' comunque, comunque eh, l'ho messo sulla, sul punto dei pregi e poi che. Per me è una voce che è spettacolare, quindi. Che bello! Grazie. Io l'ho descritto in tre. Che bello, vi assicuro che anche da casa si vede, ma qua si vede il bene che c'è, proprio <ride> ah. che lega questi due grandi artisti. Grazie. Matteo, vai tu con tre pregi. Allora, tre pregi di Linda, sono un po' pochi tre. Comunque. <ride> allora, sulla voce non posso dire niente, l'ho detto anche <ride> prima, allora non la contiamo neanche come uno. L'onestà, sicuramente, e la. Eh, generosità, l'ho detto anche in altre interviste, la generosità di eh, lasciare spazio agli altri eh, musicisti e di, ehm, ehm, di regalargli ehm, quello che veramente gli fa battere il cuore, non impone eh, i brani che vuole, ma li cucisce addosso a, ai, suoi, ai suoi collaboratori, quindi è una cosa molto bella, veramente bella. Però, a me ha, ha lasciato anche, eh, io vengo dal mondo del rock, dalla, dalla musica anglofona e lei mi ha lasciato tanto spazio nel rock e nella musica eh, estera. Un'altra cosa, la, la professionalità. Grande professionista, non pensavo di imparare così tanto in questi due anni, grazie a lei. E... Basta. Basta. Basta? No, già avete tre? Basta. Eh, sono, tre sono tre pregi veramente molto pensati, molto profondi. Mi fa piacere, eh? Beh, mi fa piacere. Allora, facciamo un'altra pausa musicale, arriva la donna di cuori. Sì. Ti lascio a te le parole per presentare questo bel brano. Oh allora, questo brano è ha fatto parte proprio del se non il primo, il secondo disco che ho fatto. E è un periodo molto particolare della mia vita. Come tutti i miei brani che butto fuori, ogni eh, si, mm, hanno un periodo particolare e questo è stato il primo, La Donna di Cuori. Ascolta, prima di andare in musica, ti chiedo qual è eh, l'album a cui sei più legata. La donna di cuore. La donna di cuore, sì. quindi. Sì. Allora andiamo a vederci questo bel video. A tra poco. Ametista del sole, ma che bel video! Anche questo ha un ritmo estivissimo. Mi eh pare, sì, eh. sì, sì. Datato, però questo, questo brano è proprio un brano che me lo richiedono sempre, Vero. quindi... È sì, bello rifare, è una, una, una bella cumbia in salsa, questo, è bellissimo. Cunghia in salsa. Eh vedi? sì, qua poi proprio... Puoi, sì, immagina. sì, eh, sì. ballerini, vedi sì. perché fai i <ride> movimenti di salsa, sì. bene. si adopera bene. Bentornati al Giro di Tacco. Tra poco daremo ancora uno sguardo a tutti i messaggi che stanno arrivando. Beh, sì. Prima ti faccio una domandina: oltre alla musica, hai degli hobby che coltivi? Quindi, magari, hobby che fai in quei pochi momenti magari liberi. Sì, eh, tempo fa eh, pitturavo, adesso è, mm. eh, ho ricominciato però mh, non, ancora, mh, no, non, non do ancora quel giusto eh, spazio e quel giusto tempo alla mia arte, alla mia pittura perché devo eh, ritornare mh, con questa passione, però l'ho qua nel cuore. E tu Matteo invece? Io anch'io dipingo. Ho, ho studiato pittura e mi sono fermato per la musica perché la passione era più forte. Mm -hmm. Però adesso voglio ricominciare anche cose molto molto grandi. Quindi pian pianino, ah, potremmo ritrovarvi anche sotto altri aspetti: di pittori, sì, sì, di sì, artisti, sì. In, altro, in altro genere. Come Ma non sa mai dire mai, non si sa mai. Ascolta, so che stai lavorando anche su un sacco di novità. Sì. Dai, dai, qualche anticipazione. Beh, è un brano bellissimo eh, che fra poco eh, sarà sempre editato da Caramba. Um, un altro bel, posso dire, il ritmo che non è una cumbia, ma è un moderato di quelli eh, rock, molto ballabile e molto bello a mio parere. E, um, e quindi, dai, si lavora sempre. Eh beh, sì, quindi tra poco... Anticipato che ci sarà questa bella novità, sì. io ti strappo già una promessa di tornare, Assolutamente. di tornare qui nei nostri studi. Assolutamente. Assolutamente, con l'aria condizionata accesa, quando sappiamo o meno il caldo. <ride> E dopo eh, mire, ci puoi presentare questa bella novità. Esatto, io posso fare un altro saluto. Ma perché certo, se no dopo, devi, certo. eh, Allora saluto tutta la mia famiglia, eh, mio papà, eh, i miei nipoti e mio fratello, la Sara, così, che sicuramente stanno mangiando e ci stanno guardando. Quindi un bacione. E eh, buon appetito e anche a appetito, eh? appetito giustamente. A Ascolta, sogniamo insieme, ora facciamo un bel viaggio nei sogni. Oh, va bene. Se tu potessi dire un artista internazionale, uno nazionale, con cui ti piacerebbe duettare non diamo limiti, eh? sogna insieme a noi. Eh, Stessa allora, domanda anche per wow. te, almeno ci inizi a pensare. Wow. Allora, internazionale, eh, beh, mi piacerebbe da matti duettare con Lady Gaga. Eh, so che sogno, però io l'adoro proprio. E, 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 l'altro locale no, nazionale sì nazionale ecco. ma de, anche del nostro mondo certo certo sì, assolutamente sì, sì. Eh, Nicola Congiu mi piace tantissimo mi piace la voce e quindi eh, è, un, è una voce che mi piacerebbe duettare insieme e hai mai proposto magari dei brani di Lady Gaga nella tua serata proponi assolutamente qualche brano? sì sì, sì, che sì cosa sì. proponi cosa dici sempre no? remember us this way e poi ne abbiamo rifatto un'altra, però l'abbiamo fatta in italiano per il mio pessimo inglese. Invece l'inglese di Matteo è perfetto. Vabbè. Ed è ehm, allora. Eh, quella che è Lady Gaga, eh, mi rialzerò in italiano, ah, però. Ehm... Shallow, shallow. Ah, è un brano è sicuramente molto diffuso e molto bello. E noi l'abbiamo rifatta in italiano. Ah, e che quindi... Bello. Sì, quindi sì, sì. Ricordatevi di richiedere anche queste magari novità, ce l'hai mandata, giusto? L'abbiamo presente Tutte e due, sì. E quindi richiedetele sì. su Radio Sorriso, e eh? vi raccomando, perché come vedete ci sono orchestre che portano avanti anche, possiamo chiamarle delle piccole sperimentazioni, perché cambiare un brano dall'inglese all'italiano è qualcosa eh. comunque di molto bello. Sì, sì, sì veramente, almeno si capisce un po' mm. per me. <ride> immagino che anche la metrica un po' cambi, giusto? Perché l inglese l italiano, eh, le parole... Sì, e un quindi... Inciampa un pochettino l'italiano con l'inglese, però eh, si cambia un po' la melodia. Eh. E per te invece? Eh, artista, internazionale. artista internazionale, allora io parto altissimo. Vai, vai. Vorrei duettare con Paul McCartney, mm. che, mi farebbe, che, che mi darebbe un sacco di polvere. <ride> Lo adoro come adoro i Beatles, il mio gruppo preferito, come tanti altri. Insomma, e nazionale non saprei, sarei curioso. Di duettare con Marco Mengoni uh -huh. e scoprire anche quanto alto è, perché è un po' che ci sto. Eh, perché mi, ci sto sembra tanto alto? alto. Sì, secondo me è molto alto. Non saprei. Qualcuno <ride> mi pare che qua nei nostri studi lo abbia incontrato. Quindi potremmo ah, sì. anche chiedergli: ah, eh, questa, questa curiosità facciamo un po' di gossip. Così. Eh, eh, perché no? Tra l'altro noi ne abbiamo trovato, abbiamo trovato un sosia ah? eh, di Marco Mengoni, è che, è, che è nel nostro mondo e che è un cantante solo un po' più paffutello, però è identico, è identico vocalmente, identico, vocalmente, sì. vocalmente e anche fisicamente. No, fisicamente come eh, di aspetto, sì. di viso sì, sì no, no, di corpo di è un po' no, più, no, ma... eh, più paffutello, sì, però sì, va, veramente. Molto bravo, sì. Ah, eh, vedi, quindi sì, siete sì. riusciti. Ma guarda, eh, sì, non, non, non è che lui facesse proprio il sosia di Marco come in eh, è così, Però lui era, eh, era la che cantava e, e la voce, la vocalità e più gli occhi. E così dico, ma, eh, lui me l'ha detto. Ma guarda come assomiglia di fatti vabbè <ride> comunque alla prossima puntata dico anche che <ride> la prossima Giovanna Hai capito? tenere un po' di suspense. eh sì vedi io eh, metto oh, eh. però poi fuori onda me lo dici certo, ma certo sono curioso ora sono curioso ma certo che te lo dico allora andiamo avanti con i messaggi eh, perché oh, dobbiamo salutare bene, tutte bene, le persone bene, bene, che bene. ci stanno scrivendo buongiorno a tutti un saluto a Linda e Matteo e a tutti i fans ciao da Susi ciao eh, Susi un, un bacione a Susi e a tutta la sua famiglia a tutta la compagnia di Susi eh Ciao. E poi un caloroso saluto a Linda e Matteo e a tutta l'orchestra da Flavia e Massimo. A presto. Ah, e eh noi Flavia e Massimo li abbiamo ritrovati all'Hollywood sabato. È vero, è vero. Grandi ballerini! Grandi. Bravi, bravi. E poi un saluto da Antonio Di Udine e un saluto al Cucciolotto Matteo. Grazie. I Signori Mastro Domenico con Luca Maria e tutta la bella famigliola. È stato eh? un piacere conoscerti. molto. Certo. E poi complimenti a questa magnifica orchestra di Linda. Siamo stati ad ascoltarli all'Hollywood a Salzano. Ecco, Veramente un'orchestra con un bellissimo repertorio ed un grazie sincero, perché mantenete la tradizione del ballo liscio. Che grandi bello. musicisti, grandi pezzi, celebri e classici. Marino Paola Salvadori da Milano, Complimenti ma per la trasmissione Ma che bello Che gentile Un bel complimento questo bello, Quando eh. mi dicono che, che mh, accontentiamo le richieste non, Ma non solo le, le, le richieste Anche proprio i propri generi A me fa veramente piacere Grazie Marino, grazie Che bello, è vero che Sono messaggi che emozionano Sì, poi sì, eh, sì, sì. Arrivano e vuol dire che c'è stata veramente una bella interazione Anche con Bellissimo. il proprio pubblico Un saluto da Alessandra Elisa Pronti per questo super weekend al mascara? Ecco questo: quindi diamo l'anticipazione. Sono... Sarete al mascara questo weekend? sabato? Questo saremo veramente al mascara. Sì, mascara Mantova, sì. Poi eh... ah, vado avanti con sì, i programmi. Ormai... Allora, settimana successiva, il 27, siamo alla discoteca Bandiera Gialla Fonzaso, belluno, nelle mie zone. quindi e martedì, Da Jessica e Jessica... dall'amico Nazario e esatto. Terenziani, Sì. E martedì 30, Discoteca Nord-Est, siamo al compleanno del locale a Caldonia. Ah, quindi... questa è una bellissima serata, una sì, bellissima una serata, una bella occasione. Per, per festeggiare anche i locali che, che, che eh, certo. storici, perché esatto. il Nord-Est veramente è un locale storico eh sì, della signora eh. Francesca e da tutto lo staff. Ci sarà veramente cacao il gergo proprio nostro musicale, veramente bello. Allora, avete preso e penna, Tra poco poi ripetiamo questi appuntamenti perché sono imperdibili. Intanto andiamo avanti con un bel video. Arriva grande, grande amore nell'edizione eh, edizione diciamo, che hai realizzato all'evento di San Martino. Parliamoci sopra. Sì, eh? sì, sì, sì. Quindi ci guardiamo questo video, poi torniamo ancora qui con Linda Piscaro e Matteo. Grande grande amore sempre qui Linda Viscaro che bello che bello eh che Si bello parla sempre d'amore Giovanni ma chissà perché cioè L'amore, tu sei baciata dall'amore Ma sì 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 eh, questo Io è adoro l'amore Adori l'amore, sì, sì, sì. adori cantare l'amore Ma bello. assolutamente sì, assolutamente Quindi, Ascolta ricordiamo intanto i modi per seguirvi a livello di social Voi siete social? Abbas sì non, non ci viene proprio naturale, devo dire, né a me né a lei. Però, sì, Però bisogna esserlo bisogna Giovanni, esserlo. quindi parla a te. Parlo eh, io? Per, come, come allora ci social. potete trovare su Facebook, eh, la pagina Linda Biscaro, eh, trovate i nostri aggiornamenti eh, del mese, dei prossimi due mesi, sì, come sempre. primo post sempre. E poi c'è, eh, sempre come pagina Facebook, eh, il gruppo fans e Linda Biscaro per chi volesse iscriversi o, o per chi volesse organizzarsi certo, certo. Per, per, per venire a vederci e venire a ballare con noi vi interrompo perché ci arriva una richiesta musicale da parte dell'amico Bruno oh. e, e ci richiedono Dolce Angelina quindi lo accontentiamo? Così ma di... assolutamente okay. sì assolutamente allora tra sì. poco per l'ultima parte dell'intervista sempre qui con Linda Biscaro Dolce Angelina, Linda Biscaro sempre qui su Sorriso TV io approfitto eh, certo, eh, ehm, certo. dato che eh, hanno richiesto eh, Dolce Angelina di salutare il maestro Papa Luca. Un bacione, vedi che eh, i, i nostri amici la richiedono Dolce Angelina. Eh sì, eh, vedi che i nostri ascoltatori sono molto attenti eh, sì. sulle selezioni musicali delle sì. varie orchestre. Linda, sì. eh, ti chiedo un consiglio dopo tanti anni di carriera, un consiglio che vuoi dare a chi inizia oggi a fare questo lavoro. Cosa <ride> consiglieresti? <ride> Dai. No, eh, perché mi è arrivata la, la prima cosa che, che... Ah, di non farlo me lo dicono tutti <ride> come criminali: no. mi, sì. <ride> mi hai letto nel pensiero: Giovanni mi hai no, letto. Ma tanti nel mi pensiero. dicono: non fatelo per le Sai, realtà. ma sai perché? Perché eh, dico di non farlo perché mh, occupa veramente tutto lo spazio della tua vita. Che se non hai eh, questa passione, eh, non lo puoi fare. Cioè. È un lavoro a tempo pieno. È un lavoro a certo. tempo pieno certo. eh, e, e, e gioca veramente su tutti i fronti, eh, delle emozioni, della musica, del tempo, della famiglia e quindi eh, devi ver veramente essere, essere lì per farlo. Quindi solo chi ha la passione eh, lo fa eh, e, e sicuramente lo fa bene. È una cosa bella. Anche perché voi vedete il palco, il soprapalco, ma c'è un retropalco. C'è un arrivare prima, un montare, smontare dopo ah, la sì. serata e soprattutto programmare il tutto, tra cui anche le nuove uscite che devono sì. essere messe anche in mezzo alle varie serate. Vero. Esatto. Quindi è un lavoro veramente intensissimo. Matteo, tu che consiglio darei a chi sta iniziando ora a suonare uno strumento musicale? Invece, tu che suoni anche. A suonare uno strumento musicale? A suonarlo il più possibile davanti a qualcuno. Ah, ok. Cercando di non rimanere in cameretta. Suonarlo per se stessi, o se no si registra e si riascolta, però davanti a qualcuno e coinvolgere anche gli altri, eh, gli amici, i parenti eh, deve diventare un momento di incontro, non solamente l'espressione personale. Ah, ah, comunque c'è anche quello, c'è anche certo. quello per carità. Allora, prima di farti ricordare le varie date dove potrete trovare per l'appunto l'orchestra Linda Biscoro in questo weekend e non solo, certo. andiamo a salutare Rita. Ciao, Giovanni, sono Rita Lago. Ah, grande un, Rita. un bacione grande a Rita. Mando un caro saluto a te e a tutti i tuoi ospiti, un bacione Grazie. alla splendida Linda e, agli amici, e ai miei amici Anna e Remigio ah, da Mardi Mar Mago. Mago Rovigo. Oh, sì. Sì. sì, e approfitto e saluto tutta quella bella compagnia là, c'è anche Pietro, Cristina e poi io um, chiamo Romeo ma non è Romeo, vabbè lui mi ha capito, <ride> tutta la compagnia di Mardi Mago e di Rovigo. eh. E poi un caro saluto anche a Elisa ed Alessandro, da Rita ed Angelo di Galliera Veneta. Oh, Carissimi. Sì, che sono i nostri eh, fisarmonicista e eh, corista. E, eh, assemblaggio luci. e Lung, sì. Lucci, sì, sì. Un saluto a Linda Viscola e al grande cantante Matteo da Orfea e Nico. Orfea, Nico, ciao. Ecco, un, bacione. un bacione, ciao Orfea, ciao. ci vediamo al mare, eh, mi raccomando. E allora ricordiamo dove vi possiamo trovare allora, nelle prossime date. Prossimi appuntamenti sabato 20, quindi il prossimo, alla discoteca Mascara Mantova. Un po' lontano, ma insomma, ci sono amici anche da Mantova. Beh, assolutamente. Gli amici di Trento arrivano. Esatto, cioè, esatto, non vediamo l'ora di vederli. Ci approfittiamo per salutarli, giusto? Giulio e tutti gli altri. Sabato 27, quindi una settimana dopo, alla discoteca Bandiera Gialla, sua Fonzaso Belluno. Martedì 30 Discoteca Nord Est del compleanno del locale. Aggiungo anche che a maggio, il 4 maggio, siamo ehm, con l'orchestra al Dance in Nevada Terrosa di Ronca. Salutiamo Matteo. Matteo e tutto lo staff. Che lui... Prego. Vai. No. Il martedì successivo noi siamo ospiti a una bella serata, sempre lì al Dance in Nevada. Eh. in occasione del compleanno del locale e ci sarà eh, l, noi saremo ospiti di Omar Codazzi e tantissimi tantissimi altri art artisti quindi veniteci a trovare e ricordiamo anche dove poter eh, rimanere informati sulle vostre date e le vostre novità Beh, assolutamente sì. Allora sulla eh, pagina mia eh, di Facebook Linda Biscaro io ho postato in alto quindi rimangono sempre là tutte le date e man mano noi le, le, cioè, le aggiorniamo. Grazie. E poi come diceva Matteo prima eh, abbiamo la pagina dell'orchestra Linda Biscaro e il fans club dell'orchestra capitanato da Giuliana Bisson. Quindi per asseguirci Cliccate l'indabiscaro, in, uh, viene fuori sicuramente tutto. Sì che Dire Linda? Io ti ringrazio, è passata un'ora velocissima. Io ringrazio torna a te. trovarci quanto prima, tornate a trovarci quando volete, grazie, lo sapete che le nostre porte sono sempre aperte. Che sono bello, grazie, Giovanni. Mi raccomando, mi raccomando, con tutte le vostre novità, eh, come dire, portateci sempre con voi. Ma assolutamente sì, soprattutto video nuovi, eh. questa è una promessa che vi faccio. Arriveranno, arriveranno, arriveranno. anche nei prossimi giorni, mi sa? Ah, esatto, eh, esatto. Io, io so, io so, eh, grazie eh. Matteo. Grazie a te, Giovanni. Torna a trovarci. Cioè anche tu anche voi insieme a, logicamente a Linda quando vuoi noi ci ritroviamo domani domani sempre alle ore 13 fino alle ore 14 domani altro giorno altro orchestra sempre qui su Sorriso TV un saluto ciao, ciao. ciao.